Giovanni Acampora, presidente provinciale di Confcommercio Latina, è iniziata ormai da diversi mesi questo rimpasto in tutte le federazioni di Confcommercio. Sì, è iniziata e continua senza sosta. Domani ci sarà un momento molto importante, oggi è un momento molto importante per la categoria degli ambulanti, verrà il segretario nazionale, il dottor Zerri. E domani abbiamo invece la visita a Formia in occasione della costituzione del nuovo sindacato provinciale, che è il sindacato FIDA, che è il sindacato, la Federazione Italiana dei Taglianti Alimentari. Verrà la presidente nazionale, la Donatella Prampolini, che è anche la vicepresidente nazionale di Confcommercio. È un momento importante, come tanti momenti in questo periodo, dove Confcommercio sta mettendo in campo un'energia nuova, una grande vitalità. Devo dire grazie a tutti i presidenti delle nuove associazioni territoriali costituite, dei sindacati provinciali costituiti, stiamo mettendo in campo servizi, attività sindacale e un nuovo spirito, di, possiamo dire, di coesione, di condivisione dei risultati, perché riteniamo che le partite importanti per le categorie si vincono tutti quanti insieme. Di questo siamo convinti, bisogna fare squadra, bisogna andare avanti. Stiamo lavorando bene, di questo sono veramente molto orgoglioso. Giovanni, un piccolo accenno lo facciamo sulla situazione della Camera di Commercio di Latina. Beh, la situazione della Camera di Commercio di Latina, è la casa delle imprese. Sapete tutti, ovviamente, è cronaca che ci sono stati 21 dimissioni di consiglieri su 28, mi sembra. Ovviamente questo significa che c'è un momento di riflessione, al di là dei meriti o dei demeriti, su questo io non voglio, della precedente governance, ma su questo io non voglio entrarci, però riteniamo che è giusto che ci sia un momento di riflessione, un momento di rilancio anche nella casa delle imprese, soprattutto in vista di quello che saranno i nuovi decreti attuativi, quindi dobbiamo vedere se ci saranno gli accorpamenti tra le Camere di Commercio, quali saranno le funzioni. Bisogna stare molto attenti e vigilare sulla questione del personale della Camera di Commercio, perché il personale qualificato che ha bisogno di avere anche delle elezioni di fiducia, insomma tanti problemi. Credo che a momenti la Regione scioglierà, ma credo che l'abbia già fatto, anche perché insomma mi sembra anche inevitabile, quindi a momenti attendiamo che ci sia un commissario. Riteniamo che le associazioni debbano essere interlocutori del commissario in questa fase, diciamo, di transizione, per poi andare alle nuove elezioni, alla nuova governance. Insomma, ritengo che sia opportuno anche un ripensamento. Oggi c'è un vero fermento, una vera rivoluzione. Accolgo anche con piacere alcuni sindacati che si stanno costituendo, a volte si pensa che possano in qualche modo creare difficoltà alla nostra struttura. La nostra struttura non ha di questi problemi. Riteniamo che anche con la cooperazione, con le altre associazioni e sigle sindacali maggiormente rappresentative, ma anche con le piccole associazioni di via, come vengono dette, o con le associazioni tra operatori, si possa instaurare un dialogo, lavorare sugli obiettivi. L'importante è che ci sia una sincerità di rapporti e una condivisione degli obiettivi. Benissimo, grazie Giovanni, in bocca al lupo. Grazie Crepi. Armando Zelli, segretario nazionale di FIVA Confcommercio, in questo importante appuntamento territoriale sulla provincia di Latina, affrontando il discorso della Bolkestein. Ma questo è il 52esimo, 53esimo seminario che vado svolgendo un po' in tutta Italia, perché con l'entrata in vigore della direttiva servizi, quindi dell'intesa, cambiano alcune regole per l'esercizio del commercio ambulante. Non abbiamo più il rinnovo automatico, ma avremo cicli di rinnovi per massimo 12 anni, ma rinnovabili per ulteriori 12 e altri ulteriori 12, cioè secondo una ciclicità, basati soprattutto sul criterio della professionalità. Il criterio della professionalità significa che i posteggi verranno assegnati in base all'anzianità di posteggio e in base all'anzianità di impresa, attraverso un punteggio che le regioni, tra cui anche il Lazio, hanno già approvato in sede unitaria, e che appunto prevede una pista preferenziale per gli operatori che stanno in scadenza di concessione.
trascorsi i primi 12 anni si ripeterà, per esempio nella regione Lombardia è già stato messo nella legge primaria, si ripeteranno le stesse selezioni. Certamente rispetto a quello che era prima, ripeto, con il rinnovo automatico cambierà qualcosa, ma per chi vuole continuare a lavorare e investire in questo settore c'è una prateria aperta. Ecco, proprio questo, in questo settore, momento di crisi mondiale, e per gli ambulanti questo momento di crisi è importante o meno importante degli altri settori? Ah, indubbiamente la crisi la stiamo, come dire, subendo anche noi. Probabilmente la maggiore flessibilità delle aziende ci consente in qualche modo di stare sul mercato. È vero anche che il nostro settore comunque è quello che soffre di più dell'attacco degli abusivi e di quant'altro, però insomma i mercati, ancorché un po' in sofferenza, continuano a svolgere la loro funzione. Speriamo che insomma questa benedetta crisi in qualche modo finisca e si possa comunque continuare a svolgere il nostro lavoro. Certo è che ancora oggi più di 26-27 milioni di persone almeno una volta a settimana vengono al mercato, e questo è un dato che credo nessun'altra categoria può vantare, insomma. Una problematica importante sono sicuramente gli abusivi, soprattutto nel periodo estivo. Sì, soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nei litorali. Più volte noi abbiamo richiamato un po' l'attenzione dei pubblici poteri. Mi risulta che in alcuni territori del paese, soprattutto nei litorali dell'Emilia Romagna e anche della Toscana, ci sono stati protocolli d'intesa fra le camere di commercio, le questure, prefetture, le associazioni di categoria, che in parte hanno, come dire, hanno limitato in parte il fenomeno. E certo è che in questo senso occorrono interventi più mirati, più incisivi. Fra questi interventi, uno che la categoria richiede molto con grande forza anche qui nel Lazio è l'introduzione della regolarità contributiva, perché l'abusivismo non si verifica solo l'abusivismo palese, ma c'è anche una forma di abusivismo occulto che è dato dal fatto che sullo stesso mercato magari operano soggetti, alcuni che stanno in regola, altri invece che non stanno in regola, e quindi si crea un fenomeno di distorsione. Noi abbiamo chiesto alla Regione Lazio che il DURC sia introdotto, o quantomeno la carta di esercizio, o quantomeno il VARA sia introdotto per tutta la categoria. Grazie. Prego. Roberto Dalle Fontane, presidente regionale e provinciale di FIVA Confcommercio, ci presenta intanto l'incontro di oggi qui a Torre del Sole a Terracina. Questo incontro è scaturito, è stato organizzato dalla FIVA e Confcommercio per una serie di problemi che ci siamo venuti, ci siamo sentiti schiacciati dalla Bolkestein. Ha colpito profondamente i balneari, ha colpito noi, la nostra categoria commercianti sulla Repubblica, ma grazie a Dio, grazie a un lavoro efficace dei nostri presidenti nazionali e non solo, e la nostra collaborazione a livello regionale, siamo riusciti a tamponare questo disastro, e le nostre aziende le abbiamo messe al sicuro per 12 anni. Roberto, il problema principale per voi ambulanti è sicuramente, ne parlavamo prima con il segretario nazionale, è sicuramente il problema degli abusivi. Abusivi è una piaga devastante che ci sentiamo non tutelati da chi dovrebbe controllare, dai preposti al controllo, perché c'è poco personale per tanti motivi in cui loro tante volte si lavano le mani. Sappiamo che comunque sia noi in pratica dobbiamo essere più tutelati, dobbiamo non solamente dare ma anche ricevere.
Grazie Roberto. Grazie a voi. Italo Di Cocco, vicepresidente provinciale di Confcommercio. Oggi si parla della Bolkestein, ma Italo rappresenta anche il sindacato dei balneari. Assolutamente sì, in effetti la Bolkestein, purtroppo questa direttiva servizi europea colpisce in modo particolare proprio gli stabilimenti balneari, che sono quelli che almeno apparentemente sono quelli più colpiti. È evidente che se le due categorie, ambulanti, in questo caso la FIVA e il Silbe, si mettessero assieme e fare una battaglia, se vogliamo chiamarla battaglia, ma se non vogliamo chiamarla battaglia, arrivare a un accordo, perché comunque c'è una certa disponibilità anche dal sottosegretario al Tesoro di rivedere un pochino la situazione di questi bandi. Il bando si dovrebbe proprio escludere, ci dovrebbe essere in evidenza pubblica, e che dovrebbe, in teoria, dovrebbe favorire l'esistente, dovrebbe favorire le attività che da sempre hanno fatto la storia, sia per quanto riguarda appunto gli ambulanti, sia per quanto riguarda appunto gli stabilimenti balneari, che hanno dato un grosso supporto allo sviluppo turistico della nostra nazione. E di conseguenza io credo che se c'è da parte nostra la volontà di sedersi intorno a un tavolo e arrivare magari dopo il 5 di giugno, perché è determinante questo 5 di giugno, io credo che molte cose cambieranno dopo il 5 di giugno, mettersi intorno a un tavolo e dire sì, ok, il bando non è condiviso da nessuno, evidenza pubblica, vediamo di inserire all'interno di questa evidenza pubblica una corsia preferenziale, chiamiamola così in termini molto grezzi, cerchiamo di favorire le famiglie che da sempre danno un supporto allo sviluppo turistico della nostra nazione. Italo, non possiamo non chiederti un pensiero sugli stabilimenti balneari sul lungomare di Latina. Ma il lungomare di Latina, questo purtroppo fa parte di un passato che per molti versi ci sono attori e comparse. Allora, gli attori sono i nostri stabilimenti, però ci sono molte comparse che hanno giocato un po' su questo e hanno dato la possibilità a nostri colleghi gestori ad andare avanti non tenendo in seria considerazione il principio che purtroppo il bando prevedeva che loro avrebbero dovuto smontare. Per molti anni questo non è avvenuto e pertanto per me i responsabili veri e propri sono proprio quelli che dovevano controllare, che dovevano imporre di smontare. Questo non è avvenuto, oggi c'è un commissario e il commissario si è attenuto a quello che prevedeva il bando, e allora sembra che siamo diventati tutti cattivi, ma non è così. I cattivi sono quelli che hanno giocato sulla testa dei gestori degli stabilimenti balneari, questo io lo devo dire a chiarissime note, insomma. Adesso il giochino è finito anche per loro.